Episodio con il Rotherham United e oggi siamo qui. Iniziamo come sempre, cioè come negli ultimi episodi, con una partita di Europa League a inaugurare così il nuovo episodio. E oggi giochiamo contro il Legia Varsavia. Legia Varsavia, che come io avevo pronosticato, è la squadra più scarsa del girone. E oggi abbiamo l'opportunità importante, veramente importante, di riuscire, spero, a poter entrare nella zona, cioè vincere ovviamente, ma cercare poi di, con la vittoria, essere primi, perché ovviamente il Club Brugge e Rangers giocano contro, quindi il risultato a mio avviso migliore sarebbe un pareggio fra le due contendenti al girone. Almeno noi comunque ci riusciremo sicuramente a passare il Club Brugge e arrivare a pari merito con i Rangers, ma basta fare questi conticini, andiamocela a giocare. Ok, ci siamo, è la giornata di Coppa, il giovedì, che erano offerte ma io non le accetterò mai. E niente, giochiamo di sera dovremmo giocare. Cioè di sera sicuro, scusate. Dovremmo giocare, ma vediamo un attimo. Maglie particolari le loro, veramente brutte. Giochiamo, alle 6 giochiamo, sì, giusto. Vabbè, giochiamo alle 6 noi oggi, pazienza. In diretta da Rotherham, qui al New York Stadium, ci giochiamo veramente una fetta importante della qualificazione ai sedicesimi di Europa League, oggi contro il Legia Varsavia. Cerchiamo un'altra grande prestazione, come contro i Rangers qui in casa, e appunto una vittoria che sicuramente ci riserverebbe grande, grande soddisfazioni sia a livello personale sia in classifica. Qui ancora non capisco perché mi cambia i giocatori, comunque ce la giochiamo di nuovo con due punte. Questo modulo si sta portando bene in Coppa e credo di lasciarlo per il momento, almeno per la fase a gironi, poi vedremo un attimo. E niente, Legia Varsavia, come pronosticato da me, è a mio avviso la squadra un pochino più scarsa, perché non hanno, che io conosca nessuno. Oggi giocano abbastanza coperti, 4-4-1-1 se vogliamo. E niente, vabbè, una partita che bisogna fare con la testa come tutte le altre, e cercare di non prendere gol stavolta, perché la differenza di ragazzi è importante, è veramente importante, soprattutto nella fase a gironi. Quindi niente, foto di rito come sempre, e poi si può partire. Sembra ormai tutto pronto qui anche per loro, foto di rito. Non hanno il gagliardino, però, il gagliardetto, però vabbè, pazienza, non è che non ci dormirò stanotte, però vabbè, pazienza, insomma. È tutto pronto, raga, è veramente tutto pronto. Qui inquadrato Conde, che si scalda. E ragazzi, si può partire. Vux, che non può darla, ora la sì però. Palla buona, Sterling, al cross, non ci credo, perché Cascieri sul primo palo? Che te guasti. Boadu, che vede Vux, che vede Josviak, Kamil Josviak, il vantaggio del Rotherham, siglato Josviak. Gran bordata di Josviak, che pensavo colpisse il difensore, ma non ho capito bene che è successo qui. Ancora assist di Vux. Palla deviata, perché infatti il portiere ci è rimasto completamente immobile, guardiamo. Ma neanche di troppo, penso, però il portiere non ci ha capito più una sega. Comunque vantaggio nostro, il gol di Josviak. Ancora a segnare il fatto che non abbiamo un bomber, c'è un giocatore che segna, abbiamo soltanto, cioè soltanto, abbiamo un lavoro molto di squadra, ma non riusciamo a trovare il bandalo che ci potrebbe portare più gol. Ma pazienza, lo troveremo. Cochrane, non ci dobbiamo fermare. Palla buona per Boadu.
passa. Palla buona. Boadu! Sì, 2-0, subito. Subito Boadu. Ancora assist di Vooks. Ancora Vooks a fare assist, a sfornare assist come gol. Qui rivediamo uno stop un po' così, la palla che passa per contrasto e Vooks di prima. Di prima per Boadu, che di prima la insacca. Gran gol anche qui di Boadu, 2-0 raga, e secondo gol di Boadu, se non sbaglio, in Europa League, sì, poca roba per Boadu, dopo praticamente 6 giornate noi che giochiamo qui in Europa. Lavora ancora per Boadu, partiamo qui in contropiede, Boadu, 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 la mette per Vooks, troppo lunga sta palla, era troppo lunga, peccato, peccato perché è una bella azione. Fine primo tempo perfetto, non abbiamo concesso nulla loro, abbiamo fatto 2 gol, più di così non potevo aspettarmi. Chiudiamola nel secondo tempo e poi facciamo qualche cambio. Sterling per McKinney. McKinney, cash, vede Mitchell e non c'è nessuno. Prova Vooks! Ela! Che golasso di Vooks! Che golasso, raga, 3-0. 3-0 finalmente, raga, ci siamo veramente sbloccati in Europa League. È vero che lei è quello che è, però comunque sia 3 pere che le abbiamo fatte. Qui vediamo Mitchell che fa una specie di cucchiaino, scalino, come vi pare, per Vooks, che con un collo pieno la schiaffa lì. C'è gloria anche per Vooks al 62esimo. Sono contento, sono tutti e due i miei attaccanti. Attenzione Vesovic. Attenzione Nagy, il sinistro. Il primo tiro in porta lo fa dopo 65 minuti di gioco, con un passaggio di 3-0. Quindi insomma ci può anche stare, direi. Con De lancio lungo per Sterling, che vede Vooks, che vede Boadu, che si sposta la palla, che carica il destro. Vabbè, adesso ci viene tutto, raga, ci viene tutto. E ancora Boadu, doppietta in Europa League, terzo gol. Vediamo qui, si sposta la palla, carica un destro sotto la traversa. Qui il portiere, non so, cioè si è buttato più in basso il portiere, guardate. A parte no, niente, ci è arrivato in ritardo, si è buttato. 4-0 raga, partita chiusa. Esce Myron ed entra Kyle, che secondo me si merita questi 18 minuti di Europa League, si merita tutti. Però di mezzo per Cochrane, staccano loro di testa. Mitchell, Tonali, palla per Vassell, che si gira subito Vassell a voler trovare il gol anche in Europa League. Vesovic, palla in mezzo di testa, poi il sinistro. E infatti il migliore campo è Vooks, senza alcun dubbio, 2 assist e un gol, è stato praticamente partecipe tutti i gol. Attenzione qui, cash, 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 carica il destro, cash, la palla esce di nulla. Ancora spazio per un'ultima azione, attenzione, palla di là per Josviak, Josviak due volte, figa. Non c'è più tempo, trionfo, trionfo oggi, trionfo. Abbiamo vinto e l'abbiamo veramente asfaltati. 4-0 rifilato a Legia Varsavia, che è eliminata dalla Coppa, e noi raga adesso vediamo come stiamo messi, vedremo un attimo, ma penso che avremo in questi 8 punti sicuramente il secondo posto. Rotterdam 4, Legia Varsavia 0. Vediamo, 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 2-1 per i Rangers. Peccato, cazzo, passeremo probabilmente il girone per secondi, perché i Rangers hanno vinto 2-1.
Va bene, non ci pensiamo troppo. Abbiamo una partita contro il Manchester City. Manchester City che è quinta con 7 punti, con 24 punti, è solo a 4 punti da noi. Insomma. Tutto pronto ragazzi, siamo qui, siamo al Etihad Stadium contro ovviamente il Manchester City. Quest'anno il City è quinta, leggermente meglio dell'anno scorso, però niente, vedremo se loro ci daranno il filo della torcia, ma sicuramente perché qui ci abbiamo perso malamente l'anno scorso 5-1. Certo, la nostra squadra è cambiata, è maturata, ovviamente con nuovi acquisti, con più esperienze, eccetera. Vedremo oggi se riuscirà a fare prestazione qui all'Etihad Stadium. In avanti per ancora per Mahrez. Però con queste azioni così ci affettano al volo, mamma mia. Per fortuna. Liscio di Kondé, Gabriel Jesus di controbalzo. La mette a fin di palo. Comunque Boadu, porca puttana, se la allunga troppo. Attenzione qui, Garré. Aggancio perfetto in mezzo. C'è gol del City. Gol del City al 23esimo. Il gol con Foden. Questo raga, se vi ricordate, l'avevo acquistato con il Sunderland l'anno scorso, poi mi si infortunò subito purtroppo e non lo potevi più utilizzare. Fatto sta che qui tira una bordata assurda e ci buca. Niente, Foden porta in vantaggio i padroni di casa. Ci imbriaca un po', parte Mahrez, Foden, Herrera, dobbiamo un attimo uscire da qui, Herrera carica il destro, Murato. Attenzione, Gabriel Jesus è troppo più veloce dei nostri difensori. C'è Koundé che sporca la palla, forse che non ci arriva, Herrera. Attenzione, il sinistro, out. Ancora Tonali, Tonali per Volks. Tonali. Tonali, no, dai, che tiraccio di Tonali. Bella qui la palla. Palla che passa per Boadu. Può vedere Tonali, Tonali, Tonali. Primo tiro in porta. No. No, ho sbagliato io qui, Jesus. Jesus! Stracoscia. Si incazza, ma la colpa è sua. Dele Bashiru. Destro Murato, mamma mia, doppia deviazione. Attenzione qui Wilson, che sterza su Riveros. Palla in mezzo, che passa per Cochrane. Oh, è un passaggio pure questo per Ederson. Non riusciamo ad essere veramente pericolosi. Palla è buona. No, troppo sul portiere, troppo. Finiscono qui le nostre speranze. Finisce qui, raga, 1-0 per loro, vabbè. Uno scivolone ci sta. Scivolone. Così una caduta ci sta. Può capitare, può capitare. D'altronde abbiamo perso contro il City. Dunque, questa è la classifica. Siamo sempre secondi però, eh. Quindi vabbè. Certo, le altre squadre ci hanno ovviamente accorciato. Dobbiamo stare attenti perché purtroppo la quinta è a 3 punti, eh. A 4, scusate. Quindi dobbiamo stare in campana a perdere le partite. Se giochiamo di nuovo contro il Fulham sabato. Contro il Fulham è quinto, eh. Sono quelle partite che non possiamo sbagliare. Tutto pronto, ragazzi. Oggi contro il Fulham in casa. Il Rotherham reduce da una sconfitta. Indolore a mio avviso, perché alla fine
ci può stare, dopo una partita di Europa League come quella ci sta che siamo un po' scarichi. E oggi però siamo richiamati un attimo a vincere. Vincere per confermarci, vincere sì, per rimanere secondi, che a me non mi dispiacerebbe essere di seconda fascia in Champions League piuttosto che di terza o di quarta, quindi ecco, insomma, non mi dispiacerebbe questo. Tutto pronto, si parte. Da portiere. Moutinho può vedere Cash. Cash con la suola, Cash. Carica il destro, Cash. Mamma mia, Cash mio. Palla in mezzo per Vux che stacca di testa, ma era complicato fare gol. Vede Vux, bravissimo Vux qui. Se ne va Josbiak, il cross per Cash! Seconda occasione per Cash, che però la spedisce a lato. Dà la spizzicata proprio, il minimo, il minimo. Durm, qui si sale molto bene. Durm, Vux, vede McKennie! Cazzo, dovevo avanzare. Dovevo avanzare. Sbagliano qui loro. Cash. Cash! Finalmente Cash! Gran gol di Cash! Erroraccio del Fulham in uscita. E Cash li va a purgare. Vediamo qui Cash che punta la porta. Se la sposta e con un piazzato finalmente Cash. Ho avuto tre occasioni per segnare Cash. La terza. Cioè, passava proprio sotto le gambe del difensore. E si insacca, grande Cash, grande. E ancora per Cristi. Il cross al volo loro. No, mamma mia. Fortuna para Stracoscia. No, no loro. Carney, sinistro. Stracoscia. Cross in testa. Cross no, ancora Stracoscia. Stracoscia tipo non ne blocca una. Mamma mia, oh, che urto. Che urto sta cosa. Camano, Carney in mezzo, niente. Per fortuna sbagliano proprio l'ultimo tiro. Vux che può vedere Cochrane, che vede McKennie. Al volo Cash! Torniamo al tiro dopo una vita. Madonna, come gli è entrato male quello a piede a martello. Finisce qui, raga, 1-0, partita veramente brutta, devo ammettere, abbiamo giocato malissimo, però abbiamo trovato il gol a differenza loro. Sconsolano, perché non hanno allenatore? Hanno cacciato gli appositi. No, a parte no, chi cazzo è questi? Al Fulham. Ah, perché l'hanno cambiato, è vero, vabbè. Niente. Vabbè, boh. Abbiamo avuto praticamente i primi 20 minuti possesso palla, abbiamo segnato e poi siamo andati a dormire. Però questo è bastato, a quanto pare. Ok, raga. Ok. Questa, scusate, questa è la classifica con noi secondi, i Rangers primi con 10 punti e il Club Brugge a 5, quindi ancora il Club Brugge ha la possibilità di qualificarsi e quindi anche questa sarà una partita di fondamentale importanza. Io mi auguro veramente che Legia faccia di tutto per fermare i Rangers, perché anche un pareggio, no, al cazzo, col fatti set uguali. Niente, abbiamo fatto i stessi gol, abbiamo subito di meno. Non lo so. Allora, come cazzo hanno fatto a fare tutti questi gol loro? Hanno fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, e 7. Sì, vabbè, ci stanno più o meno. No, niente, era così per sapere. Vabbè, e niente. Questa è la situazione attuale. Perché, ragazzi, se arriviamo secondi, e sta cosa mi roderebbe il culo veramente tanto. Non ci permetterebbe di accedere
come prima. Questo sarebbe un dramma perché sicuramente affronteremo una squadra che viene dal girone di Champions. Quindi potremmo beccarci squadracce. Oh, io non so. Posso andare a vedere cambiando la competizione. Vedendo qui sappiamo che il primo è il Dinamo Kiev, quindi la terza ovviamente andiamo a vedere lo Schalke. Zeland, una squadraccia. Benfica. Everton, pensa un po' all'Everton. La parte abbiamo qui è tutta da vedere. Villarreal. I Wolves, la Wolves no, non li possiamo prendere. Guarda, le squadre inglesi stanno facendo schifo, sono tutte terze, so. Cagata. Quindi per passare abbiamo, cioè ci basterebbe un punto. Però se vinciamo abbiamo più forse, più possibilità di passare il girone per primi. Poi vedremo un attimo perché, come vi ho detto, i Rangers giocano contro il Legia. Quindi vedremo.